Quando la parola viene proclamata dentro di tutti noi, risuona con una potenza impressionante. Certamente che a volte la parola tiene puntini che ci possono toccare di più o di meno, no? E quanto di più con il Vangelo, quando dice siamo servi inutili. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Questa parola va in perfetto collegamento con quella della domenica tempo fa. Se vi ricordate quando diceva chi è fedele nel poco sarà fedele nelle cose grandi, no? Quando metteva la parabola sull'amministrazione dei beni. Chi è stato capace di amministrare il poco sarà capace di fare un'amministrazione precisa dei beni in grande quantità. Questo perché il Vangelo ci vuole illuminare che tutti noi, pur essendo insignificanti davanti a una creazione che giorno per giorno gli scienziati scoprono la larghezza, la grandezza di questo universo che si espande, eccetera, eccetera, eppure essendo così, e noi siamo niente come misura paragonato con questa immensità, Dio tiene un progetto, una predilezione pazza per te e per me. Prova di questo è che ci presenta il Salvatore attraverso di Maria, ci permette di entrare nella salvezza eterna con la salvezza data dal suo figlio Gesù, attraverso di una donna fantastica e particolare come Maria. E se le chiediamo alla Madonna: Mammina, tu che ne pensi? Ma tu hai fatto le cose grandissime. Chi cosa avrebbe detto? Io non ho fatto niente di grande. Il Signore ha fatto in me forte. Il Signore ha fatto in me che cose? Cose grandi. Il Signore ha fatto in me cose grandi. Ecco la grandezza. Ecco perché la piccolezza di lei diventa una grandezza per la grazia, la potenza che il Signore ha agito in lei. Ecco perché la parola oggi tiene qualcosa di fantastico. Maria che ha accompagnato agli apostoli, e sono questi apostoli che le diranno al Signore nel Vangelo: Maestro, Signore, aumentami la fede, aumentami la fede. Davanti alle cose che noi non possiamo capire, davanti alle cose che noi a volte perdiamo il tempo di pensare. Ci sono persone che dicono: oh sì, perché Dio non fa, non lo so, perché non evita una guerra, perché la fame nel mondo, perché il terremoto quello. Perché quelli che muoiono così, frattempo che a casa, in alcune famiglie, si fa tipo la carta del menù, no? Il marito che cosa vuole mangiare oggi? Questo, però, che non sia troppo al dente la pasta, così. Il figlio, tale quale, impara molte volte questi capricci. Sì, però prima del mezzogiorno, mamma, non mi puoi svegliare la domenica. La figlia, cioè, diventa praticamente, la mamma si dice: bene, devo soddisfare a questo, non le posso mettere la cipolla a quello, l'aglio le piace questo, troppo sale per l'altra, no? Ma perché succedono queste cose?
Perché la persona, credendosi così importante, orgogliosamente importante, mette il suo orgoglio davanti all'altro, no? E dicevo prima, e può darsi che quelli che sono più ingiusti, quelli che praticano più l'ingiustizia, sono quelli che gridano che si faccia giustizia. Ed è questo quello che è successo con il Signore. Il Signore è l'amore, e che cosa dicono? Dio non mi ama. Che cosa strana. L'uomo diventa contraddittorio. Ecco perché, Signore, ti chiedo per la fame nel mondo, frattempo che non voglio questo, butto quello, disprezzo quello. Fratelli, che bella parola che il Signore ci sta invitando a godere per la nostra crescita. Credo che tutti noi possiamo dirle al Signore, aumentami la fede, aumentami la fede. Aumentami la fede perché io possa credere, perché io possa accettare, perché possa non cercare tanto la ragione, e quanto di più oggi con tanta confusione attraverso i mezzi di comunicazione che ti fanno credere che un quadrato è tondo o che 2 più 2 è 5. E ci sono alcuni che cascano e li credono. Maria non ha perso il tempo in tutto questo. Non l'ha perso. Si è fidata di una forma fantastica, l'angelo che si faccia in me. Io non so che cosa stai dicendo, però la tua presenza per me supera tutto. Che si faccia in me quello che tu stai dicendo. Noi sicuramente le avremmo detto, caro angelo, siediti, ti faccio un caffè, bene, adesso spiegami, che cosa devo fare, da quando, a che orario, certo, fino a quando, il contratto, ci sono bisogno di testimoni qua, perché, e le sicurezze, e l'assicurazione, perché se tutto non va a andare della forma corretta, perché tu ed io cerchiamo queste sicurezze per le nostre paure, per le nostre mancanze di fede. Credere che il matrimonio si può salvare, credere che i nostri peccati, pur essendo abbondanti, grossi, possono essere lavati. Credere che il nostro cuore possa cambiare, possa andare ad incontrare quello che lo disprezza, che il nostro cuore possa finalmente amare al nemico. Ma tutto che cos'è? Un mistero di fede. Tra poco questa ostia sarà consacrata e si trasformerà di un semplice pezzo di pane all'onnipotenza di Dio. E ci inginocchieremo, avremo una devozione fantastica, ci divinizzeremo alimentandoci di Gesù Cristo. E può darsi che tornando a casa diventiamo lo stesso che siamo venuti prima dell'Eucaristia. E come? Sono capace di adorare a quello che non vedo, e non sono capace nemmeno di salutare a quello che vedo. Ecco perché la nostra missione, pur essendo semplice, con la grazia di Dio la possiamo fare della forma migliore, e quella ci santifica. E sentiremo alle nostre spalle il Signore che dice, servo fedele, hai fatto quello che dovevi fare. Sacerdote, consacrato, suora, ministro, diacono, lettore, accolito, hai fatto quello che dovevi fare. Papà, mamma, nonno, nonna, vedovo, vedova,
hai fatto quello che dovevi fare. Non è la cosa strepitosamente gigantesca, se no quello che dovevi fare. Facciamo quello che dobbiamo fare per amore, non per obbligo, per amore, non per una riconoscenza, le vanità, per amore, come dice il nostro santo fondatore Don Giustino, farlo della forma migliore nel momento che si deve fare. E certamente accompagnati dalla preghiera, particolarmente con il rosario, che è questa catena, direi, d'amore, una catena che ci lega con il cielo. Così sia.